Bene, vi dicevo appunto quelli che sono i fondi presenti nel nostro archivio. Stavo parlando appunto della Monte Catini, che è caratterizzata da un fondo che principalmente verte su quelle che sono le pubblicità, gli spot, i caroselli, come vi dicevo. La Fiat invece, che è il fondo più cospicuo, abbiamo 27.000 pellicole della Fiat. Vedete che in totale nel nostro archivio si trovano all'incirca 60.000 rulli di pellicole cinematografiche. 27.000 sono della Fiat, quindi vedete quanto grande sia questo fondo Fiat, che comprende appunto girati, quindi materiale di lavorazione, il montaggio, i positivi, i negativi, la matrice, copie lavoro e anche all'incirca 1.500 pellicole magnetiche. Non so se durante questo laboratorio avete parlato un po' della pellicola magnetica, come funziona. Praticamente il magnetico stampato su un supporto pellicola. È la pista sonora magnetica, però stampata sulla pellicola, cioè quindi sì, senza video, solo audio. Dopo vi farò vedere alcune foto dei magnetici che abbiamo noi in archivio. Il magnetico è un materiale molto delicato, nel senso che è un materiale che si deteriora molto facilmente e quindi va assolutamente riversato appena possibile, prima che si deteriori eccessivamente, e poi appunto è mandato al macero perché crea anche proprio una polvere dannosa, e dopo vi farò vedere alcune immagini. Poi ci sono anche numerosi video. Fino adesso abbiamo parlato solo di pellicole, ma è chiaro che i fondi d'impresa, soprattutto da un certo periodo in poi, comprendono moltissimi formati video. Anche di questo ne avrete già parlato molto, mi diceva Annalisa, ma video cosa vuol dire? Vuol dire tutti i supporti analogici. Si parte dai pollici, da un quarto di pollice, poi si arriva appunto al nastro magnetico, quindi da quello più commerciale che è il VHS che conoscete tutti, ma si passa poi al Betacam SP, al Digibeta, al BVU, all'Umatic, ma questo immagino ve l'abbiano già detto. Noi ne abbiamo tantissimi di questi formati. E questi sono altri formati che andrebbero digitalizzati immediatamente, soprattutto il BVU e l'Umatic, che purtroppo non hanno, hanno una, cioè non, si deteriorano troppo velocemente e quindi tra l'altro necessitano anche di una lavorazione accurata prima del riversamento, perché andrebbero scaldati, l'umidità crea il nastro si appiccica, quindi è tutta una lavorazione lunga prima del riversamento. E quindi questi andrebbero riversati immediatamente. Poi ci sono invece i Betacam SP e i Digibeta, che sono supporti analogici magnetici, però hanno in realtà una resistenza maggiore rispetto agli altri. Cioè, ancora adesso i Beta vengono utilizzati in alcuni contesti, cioè alla RAI spesso, ancora adesso, viene utilizzato il Betacam SP, che è sì un nastro video magnetico, ma si conserva molto bene, tant'è che noi all'inizio, nei primi anni della nostra esistenza, come master si teneva proprio il Betacam, quando ancora il riversamento era in SD, quando il telecinema veniva fatto in SD, come master viene utilizzato o il Betacam SP o il Digibeta, proprio perché ha una resistenza, si conserva molto meglio rispetto ad altri supporti. Sì. Ci sono alcuni supporti come quello che hai detto tu, che hanno avuto delle durate brevissime. E quindi sì, forse sì, però probabilmente lì ci sono anche le questioni commerciali che vanno sempre tenute, bisogna sempre tenerle in conto. Un supporto costa troppo. Quando magari un supporto costa troppo, poi probabilmente non si diffonde abbastanza. C'è un caso molto curioso di un fondo che noi abbiamo lavorato, che non abbiamo in deposito, ma abbiamo fatto delle lavorazioni, che è il fondo Lavazza, con un'impresa. All'interno di questo fondo c'era un formato, aspettate che forse ce l'ho da qualche parte, non mi ricordo neanche, talmente era strano.
faccio vedere. Questo ad esempio un esempio di lista di un fondo che è arrivato. Ecco, vedete, questa è una lista è la lista del fondo che è arrivato della Lavazza. Ci sono i 16 mm, come dice Super 8, il master di 2, questa che è una cassetta, un nastro magnetico grossa così, non siamo riusciti a riversarla. Neanche la RAI di Torino, che comunque è un laboratorio, insomma, di tradizione con tutti i macchinari, non aveva la macchina adatta per riversarlo, quindi ci sono vari tipi di supporti analogici che sono comparsi e poi sono spariti subito. Quello è l'anno, è un anno inventato oppure è del No, 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 è del 95? 95. Il master che non si usa più nel 95, neanche relativamente No, no, ma recente. perché ci sono, è proprio per il motivo che vi dicevo prima, perché ci sono delle cose che, dei supporti che magari non sono entrati in commercio, sono stati inventati, sono durati, che ne so, nell'arco di un anno, e magari adesso alcune macchine non si trovano più per il riversamento, e in quei casi lì è difficile, e a volte diventa impossibile proprio digitalizzare. Poi vabbè, vi dicevo, ci sono anche alcune 400.000 fotografie che vengono principalmente dal fondo dell'Istituto del Commercio Estero, e anche su queste si sta facendo un lavoro massivo di digitalizzazione. E 400 manifesti sempre del cinema d'impresa, quindi diciamo che questo è tutto il materiale, manifesti di tipo cinematografico appunto, sempre però nell'ambito del cinema d'impresa. E diciamo che questo è più o meno il tipo di materiale che noi conserviamo e che è depositato nel nostro archivio. Insomma, vabbè, queste sono le attività, ma più o meno ve le ho già dette. In sintesi sono quelle che sono appunto, qua viene chiamato inventario, in realtà sarebbe più corretto dire dal punto di vista archivistico schedatura, perché poi noi abbiamo una banca dati e quindi la banca dati che funge poi da inventario generale, la catalogazione, scusate, l'archiviazione, che poi è anche proprio una collocazione topografica, cioè all'interno dell'archivio. Noi abbiamo dei cellari che sono quelli per la conservazione delle pellicole, che vi dicevo, con la temperatura idonea. E poi c'è una saletta per la conservazione dei video, che non solo sono i video che l'impresa ha depositato presso di noi, ma sono anche i video che noi abbiamo prodotto. Perché se adesso negli ultimi 2 anni ormai il master che noi produciamo nella digitalizzazione è un master ovviamente in file digitale, perché quello è quello che succede adesso, cioè si produce un file dal riversamento. Nei primi anni della nascita dell'archivio il riversamento veniva fatto in DVD, quando ancora il DVD era il supporto principale per il formato SD in digitale, o il Betacam SP, come vi dicevo prima, questo per il fatto appunto che si riesce a conservare bene. Quindi noi abbiamo anche una saletta di video catalogati, quindi inseriti all'interno del nostro archivio, che sono il frutto della digitalizzazione delle pellicole in SD, quando ancora non si faceva riversamento in 2K come facciamo adesso, e quando ancora il file non era considerato il master principale. Questa è ovviamente, c'è un po' di confusione, ma è tutta una questione di passaggi, cioè di cambiamenti. Cioè, sicuramente ve l'hanno già fatto questo discorso, ma ovviamente sulla digitalizzazione il problema grosso qual è? È che ogni anno cambiano i sistemi di digitalizzazione. Allora, se 6 anni fa il DVD sembrava il sistema migliore, cioè il sistema più giusto, diciamo, più corretto, più duraturo di digitalizzare, di avere insomma un supporto fisico, una digitalizzazione di un film, di un analogico, adesso non è più così. Perché? Stato poco sicuro di DVD per la No, sicuro non lo è mai stato.
No, sicuro, infatti non l'è mai stato. E era molto diffuso, però. No, eh sì, beh, era molto diffuso. Cioè, no, c'è stato un periodo in cui il file non era ancora considerato, però, come. Cioè, non c'erano ancora dei grandi sistemi di archiviazione file che potessero contenere certi tipi di file. Non si teneva il DVD, anche se il DVD non era più sicuro. Sì. Dove c'era la possibilità di trasportare, all'epoca io diciamo, lavoravo con Lumax XP, Sì. diciamo, la conversione veniva fatta in un supporto file che potevamo masterizzare su un CD, addirittura su un CD, Sì, come come dati, sì, dati. certo. Beh, quello è un altro, però sì, quello è un altro sistema, Un altro, certo. dopo poco, veramente penso all'incirca dopo un annetto, iniziamo io ricordo il primo masterizzatore Pioneer che acquistai, lo pagai 25 milioni. Parlo del 97-98, che era esterno. Poi, dopo 2 anni, iniziarono a vendere i Pioneer Sì, certo, masterizzatori integrati, interni che sì. costavano 1 milione di lire. Però prima, cioè, contemporaneamente ricordo questo passaggio tra Sì, io quel passaggio lì non lo ricordavo, però c'è anche quel sistema lì in effetti, cioè quello del file digitale all'interno di un DVD dati o di un CD dati al tempo. Però anche quello non è molto sicuro, ovviamente. Cioè non è sicuro tanto quanto non è sicuro però ormai. sicuramente più sicuro all'epoca di un Beh, certo. supporto che poteva essere un CD o un DVD, perché avevo comunque la Quello è possibilità vero, sì. di Però un backup. non più sicuro di quello che era invece un Betacam, Sì, ad esempio, certo. Io comunque, che era il più certo. sicuro per l'SD. E Sì. ancora adesso rimane il più sicuro per l'SD, intendo. Cioè, molto più sicuro con file, cioè volevo dire. Che il file, sappiamo benissimo, adesso poi lo faremo questo discorso, anche se probabilmente l'avete già fatto. C'è tutta la questione dei codec di lettura. Tutta la questione della compressione. Cioè il file è vero che il file è lì, però è lì, ma fra 10 anni quel codec video lì lo sappiamo se riusciremo a leggerlo o no. Quella compressione lì la riusciremo a leggere o no. Il beta, che io sappia, poi ovviamente è un'opinione, cioè si può discutere su questo. Il beta per l'SD, il Betacam SP o il Digibeta rimane ancora il mezzo più sicuro. Cioè finché i lettori ci sono. Finché i lettori Io almeno funzionano. Per la l'unico conservazione la intendo, conservazione, l'unico diciamo problema che riscontravamo all'epoca sia con i formati U-Matic SP che con il beta, non il digital beta, con il beta, è che con le varie letture, col passare degli anni c'erano i cosiddetti drop, iniziava a perdere. Allora, l'Umatic è vero. L'Umatic assolutamente. Ma cioè, l'Umatic è proprio, succede quasi sempre. L'Umatic di qualsiasi tipo di età abbia la cassetta, quello è un problema che succede quasi sempre. Poi dipende anche molto dal lettore, perché il lettore BVU e il lettore Umatic sono molto delicati anche loro, quindi le testine sono anche loro che creano quel tipo di problema. Per il beta a me di drop, francamente, cioè vabbè, magari sono stato fortunato io, ma in tutti i beta che abbiamo noi come master passati o anche come riversamenti, non mi è mai capitato il drop. Cioè il beta io lo trovo che sia, poi, ripeto, questa è un'opinione personale, trovo che sia il più sicuro, cioè quello che si conserva meglio. Poi dicevamo l'archiviazione, no? Poi abbiamo anche una componente che è quella del restauro. Allora, qua c'è scritto restauro analogico e digitale. Allora, in realtà noi non facciamo veramente restauro analogico, cioè, bisogna essere chiari su questo. Noi facciamo una parte preliminare di restauro, ma non è un vero. Il restauro lo fate ad esempio alla Cineteca di Bologna, per dire, il restauro della pellicola. Noi
noi non abbiamo gli strumenti per fare il restauro, noi facciamo quella che è una fase preliminare, ossia la pulitura, il rifacimento delle giunte, dice, quella, il passaggio buongiorno, il passaggio della pellicola sulla passafilm è semplicemente quella che appunto è una fase preliminare. La preparazione e la digitalizzazione. Nei casi in cui necessita ovviamente è necessario un restauro vero e proprio, noi non possiamo intervenire perché non abbiamo i mezzi. Quindi questo, in quei casi lì, il restauro verrà fatto principalmente a Bologna, che si occupa di quello. Il restauro digitale invece è una cosa che stiamo iniziando a fare. Ci siamo dotati di un sistema, dopo vi farò vedere qualche foto. Ci siamo dotati di un sistema, di un software, di una workstation in grado di poter operare il restauro digitale dei film. Grazie. Prego. Volevo giusto capire, magari poi sarebbe venuto più tardi, per quanto riguarda le convenzioni, se puoi dire qualche parola, perché secondo me quello che è interessante qui è capire se c'è un tipo di, non so, possiamo chiamare un contratto, certo. Tipo, ah, cioè, voi siete diventate usufruitori totali del materiale copiato, magari, non del supporto originale che l'azienda può riprendere, immagino, no, ma certo, il video non può riprenderlo, no. Questo è molto interessante, se ci sono molte variazioni tra azienda e azienda che chiedono una cosa particolare, certo. Se voi siete, voi insomma garantite per esempio un certo numero di riproduzioni, se loro possono chiedervi di numerizzare questo o quel filmato anche dopo anni che hanno versato, può essere interessante questo aspetto qui. Sì, allora diciamo che la convenzione è una convenzione tipo e vale più o meno per tutte le imprese che decidono di depositare i loro fondi presso di noi. E praticamente la convenzione si basa sulla cessione, cioè sul deposito principalmente, cioè quindi è un contratto che riguarda il deposito del materiale e sulla cessione dei diritti, cioè questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi ci prendiamo il materiale, il fondo, lo conserviamo nelle strutture idonee, lo digitalizziamo, da quel momento in poi quel materiale esce con il nostro logo e viene, nel caso in cui viene utilizzato a scopo di lucro, viene pagata una quota di cessione dei diritti a noi, ok? Questo è il contratto tipo. Poi ci sono casi e casi. Come vi dicevo, ci sono aziende che non hanno firmato quel tipo di convenzione, ma hanno aderito a dei progetti sulla valorizzazione, per dire. Per cui noi non abbiamo le loro pellicole, ma abbiamo questa collaborazione che è quella della messa online dei filmati. Quindi noi ci limitiamo a quello, no? Loro aderiscono a un progetto che è quello di YouTube o della Web TV e noi mettiamo online questi film che appartengono loro. Allora, le pellicole ovviamente appartengono sempre all'azienda. Cioè, la convenzione però riguarda quello che è appunto la cessione dei diritti sulle immagini che escono all'esterno. E questo di fatto è la convenzione principale. Poi ovviamente ci sono casi e casi. Ci sono casi di privati. Anche di persone fisiche intendo, che possiedono delle pellicole, firmano con noi una convenzione e ci dicono vi lascio le pellicole, voi dovete fornirmi per contratto il riversamento in 2K del film, massimo master in 2K, mi dovete fornire una via di mezzo che può essere il Full HD e un DVD. Io vi lascio le pellicole, voi mi garantite la conservazione. Allora, qualcuno mi chiedeva anche, ma c'è un ritorno economico? Magari era anche questa la domanda? Cioè, mi hai chiesto anche se c'è uno scambio da quel punto di vista, perché in realtà formalmente questo non c'è, perché noi non siamo nella situazione tale per cui, ma giustamente anche, non chiediamo nulla. Cioè noi siamo un ente di tipo culturale che si propone per la conservazione di quel materiale. Poi se l'azienda vuole contribuire, è liberissima di farlo, anzi, ben accetto e ben venga, però non c'è... Anche l'istituzione, cioè se un ricercatore o un utente vuole... Allora, posso dirti una cosa? Sì, sì, sì. Per esempio lo
a noi. No, in quel caso lì la devi chiedere, ovviamente sta a noi poi avvisare l'azienda, cioè in alcuni casi ci sono aziende che richiedono di essere avvisate, perché magari hanno un interesse un po' più stretto affinché cioè per sapere dove va a finire il loro materiale, oppure magari richiedono che venga marchiato il loro materiale, sempre, in ogni occasione, in qualsiasi tipo di proiezione. Quelle sono a discrezione dell'azienda, però in teoria, in linea generale, la richiesta viene fatta a noi direttamente. Se tu utente, poniamo, per esempio, tu giovane regista, hai bisogno di determinate scene di repertorio che hai visto sul nostro canale, scrivi a noi e noi, ovviamente, se questo non è a fini di lucro, se sei un ricercatore, ti forniamo il materiale gratuitamente, questo è evidente, noi siamo un istituto, cioè, culturale. Se invece tu sei un giovane regista, o anche un regista affermato, perché poi dopo vi dirò, è successo, cioè è appena uscito un film importante, fatto praticamente con tutto il nostro materiale. Se sei un regista parlante, comunque se il tuo intento è a scopo di lucro, allora pagherai i diritti su quei secondi, quei minuti che hai scelto, quelle immagini, che usciranno logate, perché questa è la nuova direttiva, come quelle dell'Istituto Luce. Ovviamente noi siamo una formica, cioè, rispetto, però il concetto è lo stesso, cioè le immagini dell'Istituto Luce escono col logo del Luce, avete mai visto in televisione, nei programmi televisivi, nei documentari, il concetto è lo stesso. Certo. Infatti. Comunque, in linea generale, spero di essere stato chiaro, le convenzioni sono di questo tipo qui, ok? Per cui, diciamo che non c'è nessuna richiesta da parte nostra preventivamente, ma perché non avrebbe neanche senso, perché noi non siamo lì per quello, noi ci siamo proprio anche per una questione di valorizzazione, cioè quindi il nostro interesse è avere più collezioni. Poi, come dicevo, se l'azienda vuole contribuire, perché comunque di lavoro ce n'è tanto, essendo un istituto culturale, ben venga, ma non è obbligatorio, non è richiesto. Sì. Da un punto di vista economico, fosse un'azienda, poi parliamo di grandi aziende, io personalmente richiederei il controllo su qualunque azione viene fatta su materiale che io verso. Cioè qualunque tipo di domanda, fare, anche di, certo, visualizzare, per dire, io fossi un'azienda comunque strutturata, immagino, parliamo di aziende di 4-5 persone, richiederei di avere il controllo su tutto. Sulla visualizzazione anche? Vabbè, lì esagero, ecco. La visualizzazione sul web no, perché se io scelgo di mettere su web, ma se ci sono materiali che non sono digitalizzati e che non sono messi online e quindi sono accessibili soltanto da voi, non so se questo avviene, eventualmente chiedere il controllo. Sai cos'è? Avviene ovviamente, ma solo perché ancora non sono stati caricati. Nel momento in cui tu però aderisci all'iniziativa che è quella della divulgazione del tuo materiale dal punto di vista culturale, può essere storico per i ricercatori, ma anche professionale, nel momento che tu aderisci a questo, nello stesso tempo sai benissimo che questo materiale verrà richiesto, cioè tu sai che questo verrà fatto. Certo, ma è una forma di controllo preventivo che si fa anche sulle tesi, per dire, se io verso una tesi in un'università e questa tesi viene richiesta, molto spesso, essendo un archivio privato, si deve chiedere all'autore anche 30 anni dopo se uno studente può visionare. Ma può farlo, eh. Poi dipende da voi potete imporre anche avere questa politica. No, nel senso che io ho capito cosa vuoi dire, cioè l'azienda lo può fare, poi c'è chi lo fa più in maniera più quello sì, ma questo ti posso dire che è abbastanza aleatorio, nel senso che esistono aziende che lo fanno di più, che quindi esercitano un controllo maggiore perché hanno una forma mentis, un imprinting di quel tipo, per cui magari sono archivi un po' più piccoli, magari sono gelosi, che ne so, del patrimonio, quindi magari controllano di più, ma è un loro diritto, e ci sono altri che invece
hanno un altro tipo di filosofia, per cui pensano che insomma, la divulgazione sia la cosa principale, cioè sia il valore aggiunto di questo cioè che possa dare un valore aggiunto anche proprio alla conoscenza di questo materiale, e quindi controllano meno e poi si affidano più a noi. Quindi dipende anche dal rapporto di fiducia, dagli anni intercorsi, per cui un'azienda si può affidare di più perché ci conosce da più tempo, perché sa che come lavoriamo, e quindi si affida totalmente a noi quel tipo di campo. Ci sono altri che magari sono da poco, devono conoscerci, ma questo è normale, fa parte della dinamica delle cose, dei contatti normali. Sì, io passerei direttamente a farvi vedere quello che è più o meno il percorso che fanno questi fondi nel momento in cui arrivano nel nostro archivio. Che cosa facciamo di fatto? Poi ci sono anche alcune foto, vedete? Allora, il primo step, come viene chiamato qui, è l'arrivo in archivio. Allora, vi faccio un esempio. Domani io tornerò appunto in archivio domani mattina, perché verranno i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato a controllare il loro fondo e a vedere un po' come funziona l'archivio, come l'apparato delle macchine per il riversamento e tutto quanto. Il loro fondo è arrivato 3 mesi fa e consta di 3.000 pellicole. Quindi potete immaginare un furgone gigante che arriva pieno di scatole pesantissime e di pizze, così, di pizze, 3.000. E la prima cosa che viene fatta quando arriva un fondo di questo tipo, ovviamente questo è un fondo grande, però possono arrivare anche fondi di 30-40 pellicole, la prima cosa che viene fatta è la schedatura. Allora, viene inventariato e collocato nei cellulari, semplicemente bisogna prendere ogni dato. Spesso, grazie a Dio, come normale che sia, ci viene fornito un inventario da parte dell'archivio d'impresa. Questo perché, come vi dicevo prima, c'è sempre una connessione tra noi e l'archivio d'impresa, perché se non ci fosse quel tipo di comunicazione, allora lì sorgerebbero dei problemi, perché tu ti vedi arrivare 3.000 pellicole e se non avessi un minimo di collaborazione con l'archivio di provenienza, dovresti partire da zero. Ovviamente non è quasi mai così, cioè noi partiamo già da un inventario che viene fatto. Però che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo implementare questo inventario, perché l'inventario che ci viene fornito dall'impresa spesso, a volte succede, ma spesso ovviamente è incompleto, perché mancano alcuni di quei parametri che ovviamente noi dobbiamo mettere, che probabilmente però un archivio di impresa non sempre si mette lì a segnare, che sono cose per noi importantissime, però che sono il formato, sono le caratteristiche tecniche del supporto, ok? Quindi noi che cosa facciamo? Facciamo questa sorta di schedatura del materiale e poi il materiale viene messo nei cellari, che vi dicevo appunto noi li abbiamo nei sotterranei, e sono degli ambienti che hanno delle caratteristiche ben precise per la conservazione del materiale, che seguono quelle che sono le regole della FIAF, ve ne hanno già parlato probabilmente, sono le regole generali per la conservazione delle pellicole. Quindi l'umidità a un certo livello, la temperatura bassa, per i vari tipi di formati. E noi abbiamo questi cellari che diciamo, rispettano queste caratteristiche. Perché appunto, vedete, qui c'è una specie di tabellina per farvi vedere, ma questo lo saprete già. Quindi vabbè, temperature alte, l'umidità. Temperature alte vuol dire anche che la pellicola, quando viene tolta da questi cellari che hanno una temperatura bassa, vedete c'è scritto sbalzi termici anche, cioè non può essere portata immediatamente in superficie. Voi pensate ad esempio d'estate, no? Una pellicola che sta lì sotto a 5 gradi, a 7 gradi, non può essere portata sopra e messa sul tavolo a lavorare, cioè deve stare almeno una giornata intera in un ambiente intermedio, in modo tale che si abitui la temperatura. Le polveri, ovviamente deve essere un ambiente pulito, ma queste sono cose abbastanza, diciamo, scontate, però
è giusto sottolinearle, deve essere un ambiente pulito. Le scatole che arrivano normalmente sono scatole in ferro, cioè sono scatole in metallo, ok? Perché una volta si utilizzavano le scatole in metallo, ma le scatole in metallo arrugginiscono e quindi creano dei seri problemi al supporto. Quindi andrebbero sostituite tutte le scatole con quelle di plastica, con i fori per la reazione, e quelle che avete visto prima, non so se si vedono, quelle lì dietro, vedete quelle gialle che sono di plastica. Ok. Vabbè, qua c'è appunto la questione della FIAF, ma ve l'hanno già parlato, no? Ok. Anche qua ci sono un po' di dati sulle varie tipologie di supporto e sulle temperature qui e il grado di umidità a cui devono essere tenute. Un'altra cosa importante è nella fase di schedatura segnare tutto ciò che viene scritto, che c'è scritto sull'etichetta della scatola. Questo perché vi dicevo, la scatola viene cambiata. Quindi tutto ciò che si trova scritto sulla scatola in metallo, sull'etichetta, ma non solo. Perché spesso queste pellicole hanno un numero di inventario che gli archivi di impresa, magari in epoche precedenti, ma anche abbastanza, avevano utilizzato. Quello va segnato, perché può essere sempre, chi è archivista lo sa benissimo, può essere sempre utilizzato, cioè poi per la ricostruzione poi della storia del fondo, cioè di un ordinamento precedente del fondo. Quindi vanno segnati tutti i dati. Allora, qui a volte capita, bisogna stare molto attenti, che spesso le etichette venivano via. Quindi, siccome si utilizzavano etichette sovrapposte, cioè magari una scatola veniva utilizzata, era stata utilizzata per un film, 2 anni dopo è stata utilizzata per un altro, quindi si sovrapponevano le etichette. Spesso queste etichette venivano via, quindi non sempre, anzi spesso capita che il titolo che si trova sull'etichetta non corrisponda al titolo del film. Bisogna segnarlo lo stesso, però non bisogna mai prenderlo come certo, perché può succedere che non sia poi il titolo effettivo. Vabbè, ovviamente anche le varie scritte. Qui vedete che c'è una scatola della Montecatini. E poi ci sono tutti i dati ovviamente tecnici. Cioè, quindi il formato, la grandezza della scatola, il tipo di materiale, ossia il positivo, negativo, girato, negativo, magnetico, i vari tipi di materiale. Una volta poi preso, appunto, si apre la scatola e si incominciano a prendere tutti i dati del supporto pellicola, ok? Si prendono, in alcuni casi si possono trovare, vedete, anche dei materiali cartacei all'interno. Questo è il visto di censura, indicazioni sulla produzione. Per i girati ci possono essere i vari chuck, per dire. E queste sono tutte cose che vanno segnate. Questa è proprio tutta, questa fase qua è molto simile all'archivistica canonica, di fatto. Cioè è identica. Nel momento che tu hai un documento cartaceo, non devi segnarti tutto. E la stessa cosa si fa con la pellicola. Cioè ovviamente, fino a questo step qui più o meno le cose sono le stesse, le cose poi cambiano ovviamente quando si deve andare a guardare il contenuto, perché bisogna insomma decodificarlo. Vedete, poi la pellicola viene passata al tavolo e in realtà è in questa fase qua che vengono segnati tutti i parametri, quelli tecnici, per cui ovviamente cioè il formato, che può essere 35-16, noi abbiamo soprattutto 35-16. Ci sono anche i Super 8, che però noi adesso non possiamo ancora digitalizzare all'interno, perché non possediamo ancora un telecinema Super 8. Poi ci sono alcuni dati che appunto si possono vedere solo svolgendo la pellicola, che sono ad esempio il mascherino di proiezione, e poi appunto il tipo di colonna, può essere colonna ottica, ma può essere anche colonna magnetica. Avete mai visto? Ci sono delle pellicole con la colonna magnetica invece di avere la colonna ottica. Sì, sono loro. Sì. Sono 16 mm che invece di avere la colonna ottica hanno una colonna magnetica. Sull'8 io non l'ho mai visto, però probabilmente si può fare anche quello.
Io ho visto, cioè ho visto, ne ho visti, già pochi ne ho visti di 16 così, con la colonna magnetica proprio. E appunto si segnano tutti questi dati, ok? Quindi vabbè, bianco e nero, colore, negativo, queste sono cose che avete già fatto, ma questi, diciamo che questi sono i dati che vengono segnati. Poi appunto si fa un'analisi più approfondita anche di quello che c'è scritto sulla pellicola, ok? Perché è molto importante. Vi dicevo prima dell'etichetta. Nei casi in cui uno non sia certo che il titolo riportato sull'etichetta sia quello del film, un modo per verificarlo è proprio guardare che titolo, perché quasi sempre il titolo si trova sulla coda del film, è segnato. Vedi, ci sono anche nei casi, ad esempio nei negativi girati, ci sono i numeri dell'ordine delle scene, delle copie lavoro, di come vanno montate poi in copia lavoro e nel montato, per cui si può arrivare all'ordine delle scene per poi fare un montaggio se manca il montato, ok? Ci sono proprio il numero delle sequenze. Vabbè, questo è un caso abbastanza curioso, cioè è una datazione fatta dalla mia collega che ha trovato, vedete, con la moviola zoomando. Questo è un film che non si riusciva a datare, cioè non c'era una data archivistica appurata. Zoomando con la lente della moviola su un giornale dell'operaio che usciva dalla fabbrica, è riuscito a datare il film al 1911. Questo è un tipico. Si può fare, però l'anno proprio preciso è difficile. Cioè, in questo caso qua c'era proprio il giornale. Poi vabbè, un mio collega giustamente diceva: chi te l'ha detto che non ha preso il giornale, che non ha il giornale del giorno prima? No, perché ci abbiamo anche il giorno, ovviamente. No? Allora, l'anno siamo sicuri almeno. Difficile che uno si porti il giornale dell'anno prima. Comunque. È impensabile. Sempre per quanto riguarda la conservazione, qui ci sono alcuni elementi del decadimento fisico della pellicola. Allora, già si discutevo ieri, la pellicola in ogni caso, anche con la migliore conservazione, comunque decade. Cioè è un dato di fatto, è un procedimento irreversibile. Quello che si può fare è rallentare questo procedimento, ok? Che ovviamente senza un'accurata conservazione può diventare velocissimo questo procedimento di degrado. Vedete che qui ci sono alcune caratteristiche di restringimento, che è quella forse più del nostro materiale, è una delle più diffuse, ed è un problema poi per quanto riguarda la digitalizzazione, perché noi abbiamo un telecinema e non abbiamo uno scanner a tavola, abbiamo un telecinema che ha tempo reale, quindi un restringimento causa dei seri problemi per il passaggio dei rocchetti. Poi dopo vi faccio vedere la macchina. Vabbè, la perdita di flessibilità, i graffi, la pattinatura, questi sono cose ormai sono i danni da proiezione. Quelli sono cose che ovviamente nei 16 mm sono molto più evidenti, però riguardano anche tutti i tipi di materiali. L'imbarcatura, le giunte e perforazioni danneggiate, in quel caso lì noi possiamo intervenire, vi dicevo. È quello su cui possiamo intervenire al tavolo, rifacendo le giunte e rifacendo anche le perforazioni. A noi serve rifare le perforazioni, come vi dicevo, perché noi abbiamo un telecinema che appunto funziona a scorrimento. Gli strappi, lo sporco, la polvere, l'olio, anche in quel caso lì qualcosa possiamo fare pulendo la pellicola. Qua ci sono alcuni esempi, vedete? Vedete l'imbarcatura sotto? Quello è un problema anche perché spesso in questi casi qua di imbarcatura la pellicola è molto fragile e quindi si spezza proprio. Ci sono stati casi in cui non è stato proprio possibile fare il telecinema, cioè telecinemare le pellicole, ovviamente sono casi rarissimi, ma in cui l'imbarcatura, il restringimento era talmente avanzato che la pellicola si spezzava proprio, cioè era proprio fragilissimo e quindi non può passare in un meccanismo a motore, andrebbe scannerizzato.
Vabbè, le perforazioni danneggiate invece sono un classico, ma su quello possiamo intervenire. Sui graffi, le righe si dovrebbe, si interviene poi a livello digitale quando è possibile. Ah, scusami, devi fare la foto. Okay. Vedete, questo è uno dei momenti in cui si vengono rifatte le giunte con le giuntatrici. Informazione, mi scusi. Il telecinema trasforma il supporto, diciamo, del negativo o positivo in un supporto digitale o un nastro magnetico? In digitale. Direttamente in digitale. Sì. Dopo le spiego un po' quali sono stati i passaggi nel nostro telecinema. Perché come noi il telecinema in realtà lo possediamo da un anno e mezzo. E quindi è una cosa abbastanza recente, ma già in questo anno e mezzo ci sono stati già due cambiamenti di tipo di riversamento, perché quello è molto importante capire cioè da dove si parte, cioè dalla pellicola e dove si arriva. Inizialmente in realtà noi utilizzavamo, vi faccio vedere subito, prima di comprare il telecinema, utilizzavamo una macchina che adesso viene invece utilizzata solamente per la visualizzazione. Cioè durante la catalogazione, cioè l'inserimento dei dati in banca dati, ovviamente molti di questi campi riguardano i contenuti. Allora, come vi dicevo, la differenza tra l'archivistica canonica e questa è proprio che il contenuto non puoi leggerlo, è una pellicola, quindi per avere informazioni dettagliate su un contenuto devi guardare il film. Allora, noi adesso per questo tipo di attività, quella per la catalogazione, utilizziamo questa macchina. Allora, non so se ve ne hanno già parlato, non ho capito bene, forse ieri. Però, vabbè, questa è un tipo di macchina creata alla Cineteca Nazionale, insomma, a Roma, e si chiama Observer. Ed è, vedete che ha uno scorrimento tipo a tavolo. La pellicola passa in questi rocchetti, c'è una telecamera, questa qua, la vedete? Questa qua. Ok? Cioè, la pellicola passa qui. Qua e poi arriva, ovviamente c'è con un altro rocchetto qua e arriva qua. La telecamera è collegata qui, adesso non si vedono i fili, ovviamente è collegata a il monitor, cioè quindi adesso è collegata direttamente al monitor perché ci serve solo come visualizzazione, ma prima di comprare il telecinema che noi adesso abbiamo in realtà veniva come riversamento in digitale su DVD, utilizzavamo questo sistema. Per cui il segnale video usciva dalla macchina, entrava in questo lettore DVD. Dipendentemente positivo o negativo? No, la macchina è in grado di positivizzare il negativo. Di solito questo tipo di, come il telecinema, sono in grado di positivizzare. Cioè sì, era indifferente perché c'era solo questa al tempo, no? E quindi la digitalizzazione avveniva in questo modo. Cioè la pellicola veniva fatta passare, dovrebbe esserci anche una foto. È una specie di moviola, sì. Dovrebbe esserci una foto, qui si vede questo. Vedete? Cioè qui è ancora come quando funzionava come digitalizzazione. E quindi passava di lì. Adesso invece viene utilizzata solo per visualizzazione. Il telecinema che abbiamo comprato esce in file, ok? Tra l'altro adesso esce in dati, cioè quindi direttamente in 2K in dati. Prima usciva in video, come segnale video, ma veniva catturato da un software che poi esportava un file video in Full HD. Quindi noi usciamo sempre in video. Poi ovviamente il file video può essere, avendo una scheda video di uscita o di entrata, il file video può essere fatto uscire su un supporto fisico, ok? Oppure può essere direttamente archiviato su un nastro magnetico di archiviazione, ma quello poi dopo ve lo faccio vedere. Vabbè, quindi qua ci sono gli esempi appunto di riparazione. Vabbè, queste sono due cose molto importanti. Allora, questi sono, diciamo, i due processi di decadimento chimico del supporto, che è intriacetato di cellulosa.
il triacetato di cellulosa è il supporto più frequente, che è quello che è stato, che ha sostituito poi il supporto in nitrato, quello infiammabile, quello delle pellicole infiammabili. È un supporto sicuro, cioè non è infiammabile, però ha due processi di decadimento irreversibili. Allora, il primo è la sindrome acetica, che è appunto, cioè, la liberazione di questo acido acetico. Grazie a Dio non succede sempre, però soprattutto questo è un caso proprio estremo, cioè quello che vedete nella foto proprio sono casi proprio estremi. Può succede spesso, ma a questi livelli proprio raramente. Ovviamente bisogna intervenire subito in quei casi. Nel caso in cui incomincia ad essere in sindrome, va separato dalle altre pellicole subito, e poi bisogna procedere subito con la digitalizzazione, ok? L'altro è il fading, che non riguarda soprattutto solamente il colore. Però questa è una cosa che da noi è molto diffusa. Purtroppo nel nostro materiale questo è molto diffuso. E ci capita molto spesso. Ad esempio, in un fondo che è arrivato ultimamente, mi sembra la Bosca, il fondo Bosca, molte pellicole, la maggior parte delle pellicole sono così. E il fading è praticamente la decolorazione dell'immagine. Cioè, scompaiono i gialli, il blu e il giallo, e l'immagine diventa tutta rossa. Vi posso far vedere un pezzettino? No, vi dico questa cosa perché in realtà molti dei nostri film hanno questo problema, e quindi questo problema va risolto intervenendo, se c'è il negativo, digitalizzando il negativo, che non subisce, o comunque subisce meno questo tipo, non è come il positivo sonoro, oppure lavorando molto sulla correzione colore quando è possibile. Perché ovviamente voi adesso lo vedete tutto rosso, ve lo faccio vedere, il filmatino. Voi lo vedete tutto rosso, però in realtà i colori ci sono, solo che bisogna tirarli fuori. Ok, questo è un esempio. Cioè, vedete, non si vede niente di colore. Ha perso i colori, cioè è rimasto solo più rosso, cioè perdendo tutti gli altri colori, non c'è bilanciamento. Ci sono in realtà, ovviamente a occhio, cioè ce ne sono ma molto meno, ok? E quindi ovviamente a occhio nudo tu lo vedi così, cioè con i software per la color correction che sono fatti ad hoc, tu hai la possibilità di intervenire. Vabbè, adesso questo qua l'avete visto così com'è, senza nessuna manipolazione, cioè come esce dalla telecamera. Bianco-nero quello, giusto, ha preso solo la dominante magenta. Sì. Si tratterebbe soltanto di eliminare la dominante del magenta. Sì, a livello di correzione colore cosa si fa? Si toglie la dominante rossa, cioè si abbassano i livelli dei rossi e si tirano fuori gli altri e si trova un bilanciamento. Allora, ovviamente non sarà mai perfetto, perché... Faccio vedere lo stesso film preso dal negativo. Una domanda: quando viene il file digitalizzato, essendo un file, non so, la digitalizzazione ha dei canali, è giusto? Come se fosse un'immagine con i suoi canali RGB. Sì, no, beh, certo. Sì, sì, sì. Cioè, così come nella fotografia, nel video c'è la possibilità di separare i canali e togliere il canale, in questo caso ciano, magenta, giallo, c'è di togliere il canale magenta. Sì, ci vuole un software ad hoc. Sì, sì, si può fare. Non si può fare in fase di... cioè, si può anche fare in fase di... post-produzione. Sì, si può fare in fase di post-produzione. Faccio vedere l'esempio del film. Questo è invece il negativo dello stesso film. Cioè, vedete la differenza? Cioè, questo vuol dire recuperare un film. Allora, normalmente si dovrebbe lavorare sul negativo con parsimonia, perché essendo la matrice è ovviamente più delicato e bisogna mantenerlo, bisogna conservarlo bene, quindi passare su un macchinario può essere sempre rischioso.
Però vedete, in questo caso qua è stato un modo per recuperare un film che altrimenti era irrecuperabile, perché l'intervento di color correction non avrebbe mai comunque non sarebbe mai riuscito a recuperare quella gamma di colori, cosa che invece il negativo in uno stato di conservazione buono aveva ancora tutti. Sì, quello è un film dell'Olivetti, sì. Quello lì sì. Sì, posso alzare? Ma dopo di tanto vi faccio vedere altri film dell'Olivetti, quindi. Vabbè, poi qua c'è la parte del cambio scatola, ma ne abbiamo già parlato, la scatola va cambiata sempre. Questo è che è un telecinema in SD. Allora, in realtà questa macchina qua non ha solo il problema di essere di fare un riversamento in SD, che ormai adesso è inaccettabile per l'avanzamento tecnologico, ma vabbè, ha anche dei problemi di trascinamento. Per questo non è neanche, l'avete visto, non so se l'avete visto il film che vi ho fatto vedere, quello rosso, come ballava, no? L'acquisizione sì. Quello sì. Cioè, la differenza tra una macchina. Non esiste uno stabilizzatore di immagine. No, esiste. Ma no, esistono sempre in post-produzione, esiste. Ma ovviamente noi abbiamo comprato un telecinema professionale che quel tipo di problema lì non ha. Perché visto il film che vi ho fatto vedere dopo è stato telecinemato col nuovo telecinema dal negativo, avete visto che non c'è quello sbalzo. No, la stabilizzazione si può lavorare sulla stabilizzazione sia con un software normale di post produzione, però sarebbe meglio lavorare con un software di restauro direttamente. Ma non è uno stabilizzatore ottico, cioè che stabilizzatore di immagine intendo. Esiste un sistema di stabilizzatore ottico, cioè elettronica, all'interno di un, diciamo, dell'obiettivo che percepisce la vibrazione e la va a stabilizzare. No, io intendevo un sistema di stabilizzazione in post-produzione, software, sì, software sulla stabilizzazione dell'immagine. Quindi non esiste, diciamo, nella cinematografia uno stabilizzatore ottico. Nel telecinema no. Perché è una questione di trascinamento, dipende molto anche dal trascinamento, quindi cioè un minimo di instabilità c'è sempre durante il riversamento, perché la pellicola deve fare dei passaggi e poi dipende anche dallo stato della pellicola. È normale che la pellicola faccia un movimento. Allora, questo qua vi serve come. Queste immagini qua sono un esempio della nostra banca dati. Cioè, a qualcuno interessa appunto la questione della banca dati. Allora, noi abbiamo una banca dati che è strettamente legata a quella della Cineteca Nazionale, perché noi siamo parte siamo una sede distaccata della Cineteca Nazionale e quindi noi facciamo riferimento alla loro banca dati, cioè i campi sono più o meno gli stessi. Ovviamente il nostro ambito è leggermente diverso dal cinema tradizionale, quindi ci sono dei campi in più, però la struttura della banca dati è la stessa. Vedete che c'è un, non so se si vede bene, vorrei. Però c'è ovviamente il numero di inventario che viene dato, la collocazione, viene segnato un vecchio numero di inventario, il titoli. Il titolo ovviamente può essere assegnato o può essere quello che si trova, cioè quello vero, quello definitivo, quello assodato. La lingua, poi ci sono ovviamente tutti i vari campi. Io adesso forse ho un documento per farvi vedere meglio. Comunque in generale i campi sono quelli. Cioè si possono separare in tre parti i campi della banca dati in generale. Sono quelli tecnici che vi dicevo prima, che riguardano appunto il supporto, e quindi sono il formato, il mascherino e tutte queste componenti qui. Ci sono quelli relativi ai contenuti, e lì si tratta semplicemente di visualizzare, poi della tipologia di film, no? Quindi può essere uno spot, un film di formazione. E poi ci sono quelli legati ai diritti, a chi detiene i diritti o agli interpreti e al regista, quello proprio prettamente filmici, okay? Le caratteristiche principali sono quelle. E sulla banca dati bisognerebbe poi in realtà fare un discorso a parte per quello che riguarda l'archiviazione dei file digitali,
non so se ne avete già parlato in questo laboratorio, perché un conto è archiviare la pellicola, che trattiamo come supporto fisico, quindi un conto è andare ad archiviare come un master di riversamento digitalizzazione un supporto, un file digitale. Cioè le problematiche nascono in quel momento lì. Cioè in realtà ancora adesso il dibattito è aperto su quali possono essere i codec video giusti per la catalogazione, che cosa bisogna conservare, cioè che tipo di file, che estensione deve avere. Sono tutte cose che sono ancora all'interno di un dibattito, perché un conto, appunto, vi dicevo, è sapere che di catalogare un documento cartaceo o una pellicola, cambiano alcuni campi, ma il concetto è lo stesso, è una cosa che sappiamo che la vediamo, la tocchiamo. Un conto è archiviare un file digitale. Noi abbiamo fatto un abbozzo, che è un nostro abbozzo, perché dobbiamo cercare di inserirci in quella che è una discussione più ampia. Ve lo faccio vedere, ma giusto per farvi capire, questa è semplicemente un'idea. Vedete, noi abbiamo questo più o meno. Questo si vede bene? Non lo aumento ancora un po'. Sì, l'LTO, vabbè, è il supporto fisico, però in questo caso è semplicemente un contenitore, quindi a me interessa, dopo vi faccio vedere le foto, ma più o meno noi abbiamo deciso di, adesso siamo su questa strada qui, poi siamo aperti a qualsiasi cambiamento, proprio perché, come vi dicevo, è abbastanza labile il confine tra quello che bisogna, cioè tra quelli che sono i codec giusti o no. Comunque, noi fino a un mese fa riversavamo in full HD. E quindi il risultato della nostra digitalizzazione era un file 1920x1080 che usciva dal telecinema come segnale video e veniva esportato dal software Avid. Noi utilizziamo Avid, però ovviamente vale per qualsiasi altro software, però in realtà in questo caso conta che tipo di software, perché essendo che entrava diretto come segnale video in un software che lo decodifica, cioè che era Avid Media Composer, che è un software di montaggio che viene utilizzato come Final Cut, per chi non conosca, oppure come Premiere, entrava, quindi usciva dal telecinema, entrava come video, come un'uscita video all'interno, con una scheda video, una Blackmagic normale, all'interno di Avid, e poi da Avid doveva uscire in qualche modo. No, lavorato, magari sistemato, comunque doveva uscire. Noi abbiamo scelto di esportare sempre il risultato del riversamento in un codec non compresso, ok? Quindi senza compressione, che in realtà non è così, perché un minimo di compressione c'è sempre nel momento che si è fatto questo passaggio, però è per evitare la perdita di informazione, ok? Questo, il problema però sorge nel momento in cui Avid, per i file non compressi, utilizza un codec che è un codec di Avid, è suo, ok? Per cui quando io esporto da Avid il mio file, ho in realtà un file che ha perso poco di informazione video, però ho un file che ha un codec che riconosce solo Avid. Ok, quindi quello lì non lo so, è difficilmente lo può vedere una persona che non ha Avid. E quindi questi sono, cioè in realtà questo è per dirvi quali sono i problemi della scelta. La scelta è una scelta, è anche contestabile, però la scelta è allora, per fare un Apple ProRes che io considero il formato al momento più, diciamo, che si può aprire più facilmente, cioè che più si può più utilizzare di più, che ha meno problemi di visualizzazione, per fare l'Apple ProRes io devo fare un passaggio in più, perché Avid non esporta in Apple ProRes, ok? Cioè quindi per esportare in Apple ProRes avrei dovuto prendere il mio non compresso in codec Avid e poi ricomprimerlo con un compressore esterno in Apple ProRes.
Vabbè, non è possibile quindi avere due linee, quella per l'archiviazione, quindi va benissimo, certo. Il codec Avid, ma no, ma è ovvio che è possibile, è uno, no. Ma io sto parlando solo di archiviazione, no, certo, è ovvio che si può fare, si può fare qualsiasi cosa, posso fare anche il DVD, no, per dire, no? Posso fare qualsiasi cosa, no, io parlo di archiviazione, cioè per evitare la minor perdita di informazione video, però rischio poi di tenermi una cosa che, non lo so, cioè va bene adesso che ho Avid, però... Avendo soltanto fatto una scelta di un tipo di codec... No, vabbè, ovvio. Cioè, no, c'è io non ci siamo capiti, io intendo senza perdita. Sì, cioè minor perdita. Io posso fare anche l'Apple ProRes, no? Cioè è meglio averne due, ma questo anche sicuramente, come archiviazione. Però l'Apple ProRes ha un passaggio in più. E quindi l'Apple ProRes, no, ma io sto dicendo cercando di perdere il meno possibile. Sì, ma ipoteticamente è meglio averne due, sicuramente, ma anche perché tre. se Avid dovesse decidere un domani di non, anche tre. Di non leggerlo. No, ma assolutamente, ma anche è meglio averne anche tre. Il problema è cercare di capire quello che si perde meno. Comunque, questo era un discorso per dire quanto sia abbastanza difficile capire qual è il sistema giusto. Adesso noi abbiamo cambiato la struttura del telecinema, per cui non usciamo più in full HD, ma usciamo in 2K e usciamo in dati, non più in video. Quindi in quel caso lì non c'è più il problema, per il semplice fatto che l'uscita in 2K in dati ci sono due possibilità, non ci sono tante alternative. Si esce in DPX, ne avete mai sentito parlare del formato DPX? Ok? O DNG, che è un formato senza metadati, cioè tipo senza informazioni. Ovviamente noi usciamo in DPX, che è un formato non compresso, però in quel caso lì, dal DPX che tu sai che è non compresso, cioè non sei tu che scegli che tipo di codec utilizzare per il master, ma è automaticamente quello il DPX. Poi vabbè, lì si aprirebbe un altro dibattito su quanto sia difficile importare il DPX. Cioè, nel senso, se io ho bisogno di lavorare direttamente su un master in DPX, devo avere un software che sia in grado di importarlo. Ad esempio Avid, di nuovo, non importa il DPX. Vabbè, lì sono tutte questioni. Vabbè, questo è il nostro esempio di archiviazione, per cui abbiamo un'indicizzazione di questo tipo, con delle sigle. No, per capire che cosa è stato fatto nel file, ok? Per cui vedete delle sigle, CGT sta per color correction durante il telecinema, color correction a partire da Avid. Questi sono solo esempi. Poi il risultato è questo tipo di stringa, cioè un numero per il video, che quindi avrà quel numero lì come catalogazione in banca dati, il titolo, il tipo di supporto, quindi positivo sonoro. Questo è importante perché mi interessa capire se io di un film ho un positivo sonoro, un negativo, e devo fare un lavoro di una certa importanza, ovviamente devo partire dal negativo, devo saperlo, ok? Il master vuol dire che abbiamo la minor perdita, cioè nel senso non c'è stata nessuna compressione, io posso avere un altro numero con un altro tipo di materiale, non avrò più scritto master, ma avrò scritto un altro... Vabbè, 4 terzi e 16 noni mi serve. Le barre, vabbè, quelle sono indicazioni che servono a noi, per capire se c'è un lavoro in più da fare o no. Cioè, se io devo caricare un film su YouTube, noi catturiamo di solito senza modificare il mascherino, per cui io catturo largo, no? Il fotogramma, senza nessuna manipolazione. Quindi se io so che devo catturare un film, cioè devo caricare un film su YouTube, devo sapere se quel film è già stato lavorato, è già stato croppato, oppure no, oppure devo fare la lavorazione in Avid, vabbè, questi sono dettagli che... E poi c'è la questione della color correction, che quella è importante, per capire se già è stata fatta un minimo di color correction o non è stata fatta. Vabbè, qua la parte del riversamento professionale, vi faccio vedere un po' di foto qua, perché queste qua sono un po' vecchie. Allora, per quanto riguarda il riversamento, la digitalizzazione, vi faccio vedere il nostro telecinema. Uh-huh.
Sì, sembra un dolmen. E questo è un Sondor Altra, se si chiama così. Vedete che appunto la pellicola viene montata qui e fa questo percorso qua. Passa qua. Qui c'è l'audio, ok? Vanno cambiate delle schede, dipende a seconda del tipo di audio che c'è. Questa scatola si toglie e si cambiano i rocchetti per l'audio, perché c'è l'audio, la colonna ottica può essere a densità variabile o colonna ottica normale, e già lì sono due schede diverse, ma può essere anche magnetica, e quindi va messo il rocchetto del magnetico, passa qui e poi passa dalla telecamera, che è questa. Adesso la nostra è un 2K, ma prima era Full HD. Qua c'è la regolazione del mascherino e poi finisce qua. Questi cavi che vedete sono l'uscita. Ok, vabbè, adesso non c'è la workstation, ma qua c'è poi la workstation con il mascherino per il crop, per sì. Il mascherino, come le dicevo prima, in realtà noi prendiamo il fotogramma molto largo. Cioè lo prendiamo tutto, quindi noi prendiamo tutto il fotogramma, per prendere tutto, perché per il restauro ci serve averlo tutto, se dobbiamo restaurarlo digitalmente. Il discorso del mascherino lo facciamo poi in post-produzione, ok? Per cui se ci sono dei... Poi adesso recentemente dobbiamo fare un restauro di un film dell'Olivetti, e ci è capitato abbiamo questo film che ha due tipi di mascherini differenti. Nello stesso film, eh? E allora lì, ad esempio, ha senso, quello è uno dei classici casi in cui ha senso prendere il fotogramma tutto intero, perché se tu fai già una scelta di prendere un 1.37 e poi la sequenza successiva c'è un 2.35, hai perso delle informazioni video. Quindi prendi tutto, poi fai il tuo lavoro di restauro e poi successivamente decidi cosa fare. Tengo l'1.37 vuol dire che taglierò. Quelle sono scelte, oppure tengo il 2.35, vorrà dire che l'1.37 sarà, avrà le barre, cioè sarà una letterbox sopra e sotto. Vabbè, queste sono altre foto, vedete, questa più o meno è la struttura, cioè del telecinema e la workstation che si vede lì. Vedete che ci sono dei dischi, questi sono i dischi di memoria esterni. Quelli, poi c'è tutta una questione che riguarda lo spazio. Dovremmo discutere su quello, perché è una cosa importante per gli audiovisivi, quello è fondamentale, perché diventerà sempre più problematico. Cioè, adesso che si aumenta si arriva al 4K, insomma, comincia a diventare problematico. No, infatti, per dire che quello è un discorso importante dal punto di vista archivistico anche. Perché più andiamo avanti a livello tecnologico, più diventa complicata la gestione del risultato della digitalizzazione. A volte forse si esagera anche, no? Per cui fare il 4K di un supporto, insomma. Vabbè, questa è l'unità LTO, che è l'unità appunto dove vengono, è un nastro magnetico l'LTO. Noi utilizziamo l'LTO 6, l'Utrium 6, ha una capacità di 2,5 tera. In realtà ovviamente 2,5 tera come per gli hard disk, no? Sono poi alla fine effettivi sono 2 tera, ok? Perché c'è sempre lo spazio di partizione. Quindi 2 tera, che sembrano tantissimi, no? Che tipo fino a 3 o 4 anni fa 2 tera sembravano una cosa, cioè, a cavolo, con 2 tera ci faccio, cioè, una biblioteca, una, non lo so, tutto quello che voglio. No, adesso 2 tera veramente non sono niente. Cioè, in 2 tera, che è un film che dura 10 minuti in 2K, pesa all'incirca quasi 300 giga. Noi tra l'altro non facciamo un 2K, ma facciamo un 2,3K. Noi facciamo 2330x1750, che quindi è ancora di più del 2K, peserà appunto sui 300 giga, un film di 10 minuti. 2 tera non sono niente. E lì c'è anche tutta una questione di costi, perché queste cose qua costano. Cioè, un supporto costa sui 70-80 euro, cioè poi magari si può arrivare anche a 60 minimo, però 60 per 2 tera,
tu prova a pensare appunto un archivio come il nostro che possiede 70.000 pellicole, se dovesse appunto cioè, l'idea giustamente è quella di digitalizzare tutto, fai un calcolo. In un LTO ci sta un film di un'ora, di un'ora e mezza, ci sta un film di un'ora e mezza in 2K. E prova a pensare in 4K. Una curiosità, perché si ha la necessità di portare il file su un supporto per la conservazione? Perché non, cioè, non è pensabile utilizzare dei backup del file digitale? No, si fa anche quello. E quello perché? È semplicemente una delle parti. Allora, in teoria il sistema giusto sarebbe questo, avere il backup su un server e poi anche un backup su dei dischi esterni di memoria, ma averlo anche sul nastro magnetico. E per avere più possibilità. Cioè la necessità è quella di avere più ed è considerata la tecnologia adesso, diciamo che l'LTO adesso come adesso è la tecnologia più utilizzata, viene considerata la tecnologia più sicura per la conservazione dei file, è per questo che noi utilizziamo quello, e poi permette di creare una libreria digitale, è un supporto che permette di creare proprio anche dal punto di vista dei codici a barre che ancora noi non utilizziamo, ma permette di creare un legame tra questa, non so se ve l'ho fatta vedere, no. Ok, tra questa cassetta che è un LTO con una collocazione, noi ancora non abbiamo il sistema del codice a barre, però puoi immaginare una libreria digitale per cui tu semplicemente passando sul codice a barre sai che tipo di film di cui hai bisogno e ce l'hai all'interno di questa cassetta. Cioè va bene avere un backup in un server, però ci vuole, cioè, ha senso anche avere una conservazione di quel tipo, è anche più sicura. Cioè se venisse a mancare, se si venisse a bruciare il server, per dire, tutta è una questione di, cioè, avere più possibilità, non sempre sullo stesso apparecchio tutto quello che si è archiviato, cioè lì è una questione di conservazione. Vabbè, questo è un esempio di quelle LTO che... sto qua. E dopo vi faccio vedere. No, peggio. Vabbè, questa ad esempio non sono in una saletta video che vi dicevo prima, dove vengono catalogati tutti i riversamenti di digitale che sono stati fatti. Adesso ovviamente non si producono quasi più dei formati di questo tipo, perché questi qua sono formati in SD, quindi cioè noi ormai stiamo passando al 2K, fare tornare indietro in questo caso non avrebbe senso. Esiste una pellicola che si conserva delle attuali riprese? Beh, adesso non vengono quasi più fatte in pellicola. Sì, ti danno il CD, ma loro lo passano. Ti danno il CD perché in realtà non esiste un supporto. Ecco, quello è un altro problema. In realtà ancora non si è capito qual è il supporto migliore per l'HD e per le risoluzioni in HD, che può essere Full HD, 2K e 4K. Cioè non si sa ancora. Cioè, nessuno di noi lo sa, non so se voi lo sapete, dovete illuminarmi. Chi ha fatto le riprese cosa ha utilizzato? No, lì è tutta una questione di digitale. Cioè, adesso si utilizzano delle schedine in digitale e c'è un file digitale. Il risultato è un file digitale. Ma nessuno ancora sa bene qual è il supporto giusto da utilizzare. Se esiste un supporto fisico idoneo per l'HD, 2K e 4K. Il DCP non è un supporto, è un tipo di file. Cioè il DCP è un file, no? Ma questo file può essere conservato da chi? No, certo che può essere conservato. Il problema è che... Sì, oppure cosa aspetta? Adesso non mi viene il nome. Il Blu-ray non lo utilizza nessuno. Cioè è quasi fallito. Ma era l'unico. Cioè che poteva tenere... Sì, forse anche quello, ma io quello non ho mai sentito. Non lo sapevo. Costa tanto, quindi sì. No, si può conservare il file,
La questione è, no, dove e soprattutto siamo così è sicura come da conservare il file. Quindi chi ha chiesto una ripresa dovrebbe anche in teoria ricevere anche il file. No, beh, che, certo, oltre soprattutto che, il file. Oltre che il DVD che danno perché hanno realizzato le riprese. No, ovvio, si può benissimo richiedere il file. È quello, vabbè, perché il file non è arrivato solo il DVD. Poi si usa ancora molto il DVD. Questo sì, il DVD, di ma è un, già un passaggio. È un enorme passaggio. Il DVD, un DVD comunque è sempre un PAL. E quindi noi possiamo farlo quanto... possiamo metterci il 2K, il 4K, però ha sempre la risoluzione... Ma ancora loro lo conservano meglio, però potrebbe andare anche perso. No, il problema è sempre... cioè, non è che... il problema è che non si sa cosa... cioè, se quel tipo di file, come dicevo prima, è sempre una questione di codec. O si può magari pulire quel file e utilizzarlo per un'altra ripresa? No, no, certo, quello si può fare. Quindi magari ne hanno uno per riprendere chissà, per fare chissà quanti lavori. No, no, certo. L'ideale, come dicevamo, come si discuteva, sarebbe quello di ristampare in pellicola. Okay. Cioè il risultato di una ripresa di un film, di qualsiasi tipo di ripresa, anche in 4K, l'ideale sarebbe ristamparlo in pellicola, che secondo me ancora adesso è il supporto più sicuro. I macchinari per poi ci saranno sempre, insomma. Ma quelli si fanno sempre, sì. Cioè, se si ha l'intenzione di mantenere viva la pellicola, si fa anche quello. E mi sembra che qualcuno ci sia, che ci creda fortemente in questo. Io penso che sia ancora il supporto più sicuro. La pellicola? Sì, sì. Grazie. Cioè, più sicuro proprio per la conservazione, per la... Magari se non hanno ripulito il file, lo posso anche chiedere. Sì. Grazie. Niente. Allora, questo invece vi voglio far vedere un po' di foto. Allora, questo è un armadio frangifiamme e dove vanno collocati i nitrati, che sono quelli infiammabili. Allora, questa, vabbè, è una parte del... questo è un Betacam SP, no? Che viene collegato direttamente alla scheda video della workstation. Vabbè, adesso qua sono tutti... però vedete qui dietro c'è la... scusate, qua... vedete che c'è la scheda video per la in realtà in questo caso non viene utilizzato per la cattura da beta, ok, ma il contrario, cioè viene utilizzato come uscita video, cioè per cui questo qua è composite, ok, no, è composite, composite. Sì, questa sì, cioè quella che utilizzo io, sì, poi c'è anche il component, però questa qua che utilizzo è composite. Comunque, in questo caso non viene utilizzato per catturare quello che c'è sul beta, ma al contrario, cioè il telecinema, che sta di qua, lo avete visto prima, il telecinema, noi digitalizziamo dal telecinema il film all'interno del software esce sul beta. Quindi se io voglio fare un beta, che può essere, perché la RAI... capita ancora adesso che ti chieda, che ne so, ha bisogno di alcune scene di repertorio per una fiction e può essere che ti chieda un Betacam SP. Sì. Ma cioè, la cosa, cioè, a che senso ha uscire da un Betacam segnale component per farlo entrare in un component? Cioè, no, non ci siamo capiti. Io esco dalla scheda video. Io dico l'uscita component del beta, l'uscita di un beta è un component, cioè hai i canali cromatici separati. Sì, ma è un tipo di uscita il component, il beta non ha solo il component. Sì, il migliore, stiamo parlando proprio di certo. Qual è il miglior sistema per archiviare o l'esigenza. Sì, ma in questo caso io non devo uscire dal beta, io sto facendo il discorso inverso, cioè poi questo discorso può aver senso. Cioè questo discorso va benissimo, il component è meglio del composite, va bene, se si può uscire in component va benissimo. Però io in questo caso non devo uscire dal beta, ma ci devo entrare, cioè stavo spiegando come si fa il percorso inverso, cioè non quello che sto, non io che esco dal beta, sì, ma sono io che entro nel beta, che è diverso. Okay. Quindi dalla scheda video, cioè dal telecinema, abbiamo la digitalizzazione del film
e il film dal software di montaggio viene catturato direttamente dal beta, e questo te lo permette una semplice scheda video. Quindi ci sono ancora delle istituzioni, dei privati che richiedono un beta, e quindi noi faremo il passaggio da una risoluzione più alta alla risoluzione standard, che è quella 720x576 del beta, ok? Questo invece è il Mac che utilizziamo per il montaggio. E non utilizziamo solo per il montaggio, ma utilizziamo anche per la cattura dal rack, quindi da tutti i dispositivi analogici. Cioè i nostri dispositivi analogici, cioè beta, BVU, VHS, tutte le cassette magnetiche, vengono digitalizzati dal DVCAM, che fa da segnale passante, e dal DVCAM vengono catturati dal Mac, ok? Tramite FireWire. E noi catturiamo con Final Cut direttamente dai dispositivi analogici. Queste sono le schede, volevo farvi vedere. Questo è il lettore di VCAM, lo utilizzate come passante? Anche sì, cioè lo utilizziamo come lettore di VCAM se ci sono dei VCAM, ma io lo utilizzo per passante, per la digitalizzazione. È un segnale semplicemente di digitalizzazione, cioè lui fa da segnale passante di digitalizzazione dei supporti analogici, ed è molto stabile, quindi è uno dei migliori. Vedete, questa è la struttura del rack che abbiamo noi. Allora, quello più in basso è un digibeta, ok? Poi vabbè, c'è il lettore, aspetta che zoom un po'. C'è un lettore DVD, semplice, un lettore VHS, questo è un BVU, solo BVU, questo. Questa è una logatrice, cioè una generatrice di logo, cioè serve per logare le immagini, sono immagini inserite nei canali. E poi sopra ci sono due Betacam STP, uno recorder e l'altro invece è semplicemente player. E poi c'è il DVCAM. No. E c'è il DVCAM qua, che fa appunto, come vi dicevo, sia da lettore DVCAM. Poi il FireWire passa nell'altra stanza e arriva al Mac per la cattura. Ok, vi faccio vedere ancora un'altra macchina, poi magari facciamo una pausa se volete, non so. Allora, questa è invece un altro tipo di... è simile al telecinema, vedete la struttura qua, questa qua. Questa in realtà è una gervasi elettronica, e serve per il riversamento di quello che dicevo prima, dei magnetici su pellicola, dei supporti magnetici su pellicola. Quindi in realtà funziona come il telecinema, vedete c'è lo scorrimento della pellicola. Una testina magnetica cattura l'audio. Allora, questo in realtà è molto sottovalutato, questo tipo di materiale, ma in realtà ha una qualità audio impressionante. Cioè non c'è paragone con la qualità audio delle colonne ottiche. Cioè se noi avessimo, e purtroppo non succede spesso, ma se noi avessimo di un film un positivo sonoro o anche una colonna ottica semplicemente separata, solamente colonna ottica, e avessimo la colonna magnetica di questo film, non avremmo dubbi su cosa scegliere. La qualità della colonna magnetica è almeno 10 volte superiore. Okay? Noi infatti cerchiamo di lavorarle il più in fretta possibile, perché sono pellicole che si degradano facilmente e bisogna cercare di recuperarle il prima possibile in modo tale poi da poterle utilizzare per il montaggio, cioè per mettere a sync poi con le scene che abbiamo, perché se noi riusciamo a riversare in 2K un negativo di ottima qualità e in più per fortuna abbiamo anche la colonna magnetica di quel film, il risultato è nettamente superiore rispetto a un positivo sonoro normale. Vedete, questo è un esempio di degrado della pellicola magnetica. Okay. No, questa qua in realtà sembra andata, ma non, questa si può recuperare. Sì. Cioè, quelle irrecuperabili sono veramente una cosa... Questa ancora si può recuperare. Perché la parte iniziale è sempre messa peggio, vedete? Però questa magari fa un po' fatica, ma passa. Poi dopo si assesta. Cioè dopo si assesta e quindi si riesce a recuperare. Il problema è questa polvere qua che va tutta aspirata. Quella parte lì non
con questo aspiratore qua, vedete? Eh sì, no, più che altro sporca la testina, quindi ogni volta che si fa il passaggio di un delfin bisogna pulire la testina, in modo tale che la successiva venga catturata in maniera idonea e non sia ovattato, perché poi se le testine sono coperte dalla polvere, ovviamente ci sono tutti dei sistemi di sicurezza, per cui abbiamo un aspiratore, ma poi vanno anche indossate le maschere, perché queste sono tutte cose abbastanza... cioè non si sa bene cosa possano fare, ma è meglio non rischiare, direi. Vabbè, queste sono altre pasta film, vedete. E questo invece è quello che vi dicevo, non so se ve l'ho già detto, che è la workstation che si occupa della parte del restauro. Ok, quindi è una workstation a due processori che ha questo software che si chiama Phoenix Refine, che è un software molto utilizzato. Ad esempio lì a Udine utilizzano il Phoenix Refine, che fa un restauro digitale, cioè pulitura digitale. Okay, per cui non so se ve l'hanno già fatto vedere qualcosa in questo laboratorio, un esempio di pulitura non ve l'hanno mai fatto vedere? Perché io se no ho un piccolo esempio da farvi vedere, cioè per quello che si vede prima e dopo un intervento, però se l'avete già fatto, se volete ve lo faccio vedere, no? Cioè, il risultato dell'intervento del restauro digitale, sperando che si riesca a vedere bene. Cioè, praticamente com'era il film prima e come poi dopo l'intervento di questo software. Sì, ma con passaggio. Sì. Cioè, voi per poter convertire un file... Per poter convertire un file che di partenza è un analogico, non utilizzate un convertitore... da analogico a digitale. Cioè noi per esempio, io ho delle stazioni di montaggio video, per poter passare da un DV cam a un Mac Pro ho bisogno di un sistema DV cam è digitale, un lettore DV cam è digitale, per poterlo acquisire in su basta Mac collegarlo, Pro. No, non basta il FireWire, cioè all'entrata FireWire il DV cam è un segnale digitale. Il DVCam non deve essere digitalizzato, è già digitale. Allora, io utilizzo questa, sono andato a vedere questo modello, il Canopus ADVC110, che trasforma il segnale MUX in DMUX. Cioè, dal lettore DVCam, per poterlo acquisire nel Mac Pro, passiamo attraverso questo sistema. No, se no non riesco ad acquisirlo. A me sembra abbastanza strano, perché il DVCam è concepito come... cioè è proprio digitale, cioè le cassettine, che poi sono quelle che si utilizzavano, chiunque di voi avesse mai avuto una... penso che ce l'avevate una telecamera DVCam, è il DVCam, è il mini DV, cioè il mini DV o DVCam, no? Quello è il mini DV, il DVCam. Sono la stessa cosa, cioè solo che uno è più piccolo e l'altro è più grande. Sono nastri digitali, cioè per cui c'è, cioè l'uscita di un lettore DVCam è un'uscita FireWire, cioè semplicemente dati digitali, cioè non c'è un'uscita video, non è, cioè può uscire tranquillamente in dati, quindi qualsiasi software che abbia un'entrata in FireWire lo può catturare, è fatto apposta, cioè è già un passaggio successivo, è già in digitale. Canopus ADVC110. Allora vi faccio vedere solo un esempio, se ce l'ho. E poi facciamo una pausa magari. Spero che si veda in qualche modo, perché... Vedi? Aspetta che guardo anch'io. Sì, sì, cioè è solamente un esempio. Vedete la stabilizzazione che dicevo prima, che si fa in fase di restauro.
ovviamente questa era talmente rovinata che comunque, cioè, l'intervento può essere fatto, però certe cose rimangono per forza, perché qui siamo proprio a dei livelli di graffi, di sporco notevoli. Però vedete, la stabilità si vede molto. Bisogna stare molto attenti quando si fa questo lavoro. Beh, noi abbiamo iniziato da poco e quindi ovviamente dobbiamo ancora cercare di capire bene quali sono i meccanismi giusti per. Però bisogna stare molto attenti agli effetti che si creano con il restauro. Cioè, perché nel momento in cui si interviene a livello digitale sulle righe, sullo sporco, può capitare, capita spesso, che si creino degli artefatti digitali. Quindi bisogna stare molto attenti. Adesso forse qua non si vede, ma ad esempio nella pulitura delle righe, nell'animazione delle righe, ad esempio se dietro c'è una grata, un cancello, ma bisogna stare attenti perché il programma non fa distinzione. Cioè, ovviamente può capitare che a uno sfugga che dietro c'è un'inferriata alla finestra e si creano degli artefatti, perché lui tende a cancellare ovviamente anche quelli ovviamente tutti i meccanismi che si devono. Questo era solo per farvi vedere un esempio. No, ci sono anche dei fermi immagine che magari sono un po' più chiari, però. Vabbè, insomma, si vede, no? Ok. Cioè, così vedere un attimo. Vedete queste macchie di sporco? Questa qua, ci sono queste righe qui. Questo tra l'altro è uno dei casi in cui c'erano delle finestre con delle quindi bisogna stare attenti. Però vedete, boh, queste le righe non ci sono più. Insomma, questo è un lavoro molto lungo e quindi richiede anche molto tempo. Allora, all'inizio, nella prima fase si interviene su tutto il film, per cui si applicano degli effetti su tutto il film. Diciamo che dipende molto dall'intensità, quindi si tende a fare un intervento su tutto il film medio, di default, no? Standard, che ne so, pulitura dello sporco, pulitura delle righe, poi oppure su tutte le sequenze, già diviso in sequenze. Poi si fa un lavoro sulle sequenze, per cui magari ci sono sequenze in cui la pulitura della polvere, dello sporco, deve essere aumentata perché c'è più sporco e quindi andrà aumentata in quella sequenza, o magari ce ne sono quelle dove andrà diminuita, o ci sono quelle dove va addirittura tolta perché magari crea degli artefatti e non ce n'è così bisogno. E poi una volta fatto sequenza per sequenza andrebbe fatta la pulitura fotogramma per fotogramma col pennellino per andare a togliere ciò che è rimasto. Quindi insomma, boh, se volete possiamo fare una pausa, non so se...